No son probando. Amiche e amici dell'hockey, la più cordiale buonasera da Nicola Maragnin qui al Palavaccari per questa partita, il derby dell'Astico tra Montecchio Precalcino Hockey e Telemedical San Drigo, valido per la sesta giornata della Coppa Italia di categoria A2. Qui vicino a me, sempre presenti, sempre sul pezzo, Davide Meneghello e Carlo Dalla Valle, che ringrazio per ospitarmi qui in cabina di regia con le immagini. Siamo alle fasi iniziali di questa partita, con i giocatori ospiti che stanno guadagnando il centro della pista, accompagnati dai bambini del mini hockey di Montecchio. Poi ci dicono che tra la prima e la seconda frazione di gioco faranno una piccola esibizione. Chiaramente la partita, ritorniamo un po' con la testa su questa sfida, sia Montecchio che San Drigo, insomma, devono riscattare qualche risultato negativo. La volta scorsa San Drigo, Montecchio ha osservato il turno di riposo dopo aver giocato le prime 5 le prime 4 giornate, mentre Montecchio deve riscattarsi prontamente, perché la classifica dice ancora 0 punti in questa Coppa Italia. Una sfida chiaramente che, come dicevo pochi secondi fa, deve un po' riscattare le ultime prestazioni non proprio cristalline delle due formazioni, con San Drigo che deve prontamente reagire dopo la scopola subita in casa al Palazzetto dello Sport di San Drigo contro il Diademaro all'Erbassano per 10-2. Montecchio invece, dopo aver osservato il turno di riposo la scorsa settimana, deve un po' vendicare quel derby perso con il Tiene, una partita chiaramente difficile per la formazione di coach Zanfi. Ora le squadre guadagnano il centro della pista. Possiamo andare, grazie all'aiuto di Davide Meneghello, con la lettura delle formazioni. Sentite il sottofondo dello speaker. Intanto anch'io vi dico un po' i partecipanti a questa sfida. Partiamo subito con gli ospiti del Telemedical San Drigo, qui oggi in completa divisa nera, con Davide Merlo con il 30, Pietro Novello con il 90, Andrea Contro con il numero 8, il capitano, Leonardo Lepreiato con il 29, Mirko Ciambetti con il numero 73, Alessandro Toniolo con il 77, Pietro Garzaro con il 59, Thomas Crovadore con il 7, Filippo Menon 17 e Alessio Cocco con il numero 11, agli ordini di coach Simone Gonzo. I padroni di casa del Montecchio, classica divisa bianco-verde, schierano Sanson Carlo con il 99, Marco Todeschini con l'1, Franco Giuliano con il 5, Andrea Zanini capitano sempre con il suo numero 6, Filippo Tiella con il 7, Davide Zanini con il numero 8, Nicola Pozzo con il 9, Elia Guglielmi con il 23, Michele Dalla Valle con il numero 44, Tommaso Graziani con il numero 66. Direttori dell'incontro saranno il signor Cristiano Parolin di Bassano, coadiuvato dall'arbitro ausiliario Stefano Barbolan di San Drigo. Buona la partecipazione degli spettatori qui al Palavaccari. Chiaramente una
una sfida che deve appunto avere il sapore del riscatto per tutte e due le formazioni, come dicevamo, insomma, le ultime apparizioni stagionali non sono state delle migliori, ora molti giocatori, come è normale che sia, si conoscono benissimo, c'è anche qualche ex da una parte e dall'altra. Vediamo un po' il Telemedical San Drigo come è arrivato a questa sfida. Ovviamente questa è la, diciamo, la prima giornata di ritorno, in quanto Montecchio ricambia l'ospitalità di ottobre con il San Drigo, che si impose a suo tempo con un rocambolesco 6-5. Poi San Drigo perse la seconda giornata per 7-3 contro Breganze, il 6-1 al Palaceccato in favore del Tiene, e il già ricordato 2-10 contro il Diadema Roller Bassano completano un po' questo, il rollino della formazione sandricense. Per quanto riguarda Montecchio, ricordiamo poi i risultati con la prima sfida chiaramente per reciprocità persa con il Telemedico al San Drigo per 6-5, poi quel rocambolesco 6-5 del Roller Bassano qui al Paravaccari con un gol proprio all'ultimo respiro di Mattia Tottene, e poi un 6-0 rifilato dalla Veneta Lavo Breganze lo scorso 29 ottobre, e poi il derby perso con il Tiene qui al Paravaccari per 6-2. Ovviamente sono forti le motivazioni, prima abbiamo scambiato qualche battuta con coach Ivano Zampi, Canfi di Montecchio, il quale ha detto: noi dobbiamo sempre puntare a vincere, la qualità c'è, i giocatori ci sono, ma è sempre importante dare un messaggio forte per non solo il pubblico, ma anche un po' per tutto il movimento hockeyistico, che nel pomeriggio del sabato fa scendere in pista le formazioni dell'Under 15, dell'Under 11, ad esempio ricordo, insomma, con Montecchio grande protagonista anche oggi con la scuola sull'Under 15. Ora entriamo finalmente in presa diretta con Capitan Andrea Contro, che scambia per Toniolo, tiro incredibile, attenzione, la pallina tocca la balaustra, tocca anche il soffitto, si riprende con una rimessa da centropista, e quindi sembra una pallina contesa appunto a centropista. Ora Davide Zarini scambia con Franco Giuliani, Franco deve con la sua esperienza suonare la carica per i suoi compagni. Ora in avanti Andrea Contro, il capitano con il numero 8, alte schiaccia che però non sortisce gli effetti desiderati dal numero 8 oggi in completa maglia nera, da un capitano all'altro con Andrea Zarini che combina con Franco Giuliani, sempre per vie centrali con Elia Guglielmi, ancora per Davide Zanini, si fa vedere dalle retrovie, Franco Giuliani preferisce tornare sui suoi passi, Davide Zanini in buca d'angolo, il numero 8 bianco-verde, carica dell'altro numero 8 bianco-azzurro contro, e ora Franco Giuliani parte con la botta delle sue, di nuovo con il tiro, attenzione con la stecca di Carlo Sanson, che scandisce i secondi utili per andare al tiro. Ora Capitan Contro in avanti per Toniolo, a sportellate con Davide Zanini, lascia la sfera per Elia Guglielmi, Franco Giuliani si mette in qualche modo improprio, la fortuna non lo assiste con Davide Merlo che portiere classe 88 bassanese, che fino al 2016 ha militato nel Roller, poi è andato dall'altra sponda del Brenta ed è anche un ex Trissino 05, società satellite appunto dell'hockey Trissino. Ritorniamo qui al Paravaccari con Elia Guglielmi, che scambia sempre sulla destra per Andrea Zanini, alza la cresta, Andrea cerca un'idea lì davanti, i suoi sono marcati stretti, non ci sono per il momento tagli, le squadre sicuramente si stanno studiando, però sembra che il pallino ora ce l'abbia in mano Montecchio, anche se adesso l'ho preiato un altro ex da queste parti, tenta di sgasare in avanti, ferma tutta la difesa bianco-verde, avanti ancora Montecchio con il suo capitano, si dimentica della pallina, riparte Toniolo in avanti,
di gran carriera. Attenzione con Lopreiato, abbiamo sentito il gioco a due, così è, però Lopreiato cicca clamorosamente la conclusione, di nuovo in buca d'angolo, il signor Parolin dice fermi tutti, alza due dita al cielo, viene comandato ingaggio sulla sfera Franco Giuliani e Leonardo Lopreiato. Leonardo Lopreiato un classe 2003, per lui quest'anno addirittura due convocazioni con la 1 con coach Mendo contro Valdagno e Vercelli, un piccolo talismano perché la formazione bianco-azzurra con lui convocato si è portata a casa un buon pareggio con Valdagno e una buona vittoria con Vercelli, quindi insomma un piccolo talismano per la formazione dall'altra parte dell'astico. Nella Coppa Italia per Leonardo tre gol rispettivamente contro Montecchio all'andata, contro Breganze e l'unico punto marcato contro il Tiene nel 6-1. Attenzione staffilata che non trova fortuna sempre per Sandrigo. Davide Zanini come un leone combatte contro tutto e contro tutti. Leonardo Lopreiato sulla sfera, combina per Menon il 17, all'indietro sempre per il 29. Botta da buona distanza, ottima la conclusione, leggermente alta sopra la testa di Carlo Sansone. Attenzione Andrea, velocissimo come sempre. Tenta la botta e prende la traversa. Poca fortuna qui per il capitano biancoverde, la pallina è rimbalzata poco più in là della linea che definisce la soglia utile per determinare se sei gol o meno. In questo caso la pallina è proprio uscita. Ancora Andrea, Montecchio prova a spingere, prova a far già subito capire che oggi sarà una partita tutt'altro che facile per Sandrigo. Per la seconda volta in 4 minuti e 50 secondi la pallina bacia il soffitto qui al Palavaccari, si riprende con la sfera posizionata a centropista, sempre Franco Giuliani lì in mezzo, accompagnato da Alessandro Toniolo. Anche una parolina su Alessandro che è un classe 99, attenzione in avanti Montecchio, riprende Lopreiato, controllato a vista con Montecchio che è prontamente rientrata in difesa, Toniolo per Capitan Contro, ora Menon, Lopreiato. Stavo dicendo qualcosina anche su Alessandro Toniolo, il classe 99, e quest'anno in Coppa Italia senza gol e con uno 0 su 1 dai tiri di rigore. Attenzione pallina interessantissima però lì davanti, confusione lì a Guglielmi Frana addosso alla porta, difesa da Davide Merlo. Attenzione ora anche il signor Parolin aiuta il giocatore numero 30 a rimettere i pali al loro posto, stavo dicendo di Alessandro Toniolo, ex Bassano 54, l'anno scorso ha militato in A2 con Breganze, Breganze che poi ha conseguito quella promozione che appunto vede la formazione, la società bregantese con due società, una rispettivamente in A1 e un'altra in A2 quest'anno. L'anno scorso 13 convocazioni, insomma con coach Perea, come dicevo appunto, ha centrato la promozione nel massimo campionato nazionale. Ora sgas in avanti, Toniolo con il 77, eccolo qui, Davide Zanini per il fratello Andrea, in avanti a tu per tu, non ha paura di nessuno. Attenzione, resta a terra Andrea, è un guerriero, sicuramente a breve si rialzerà, però prima proprio che si è fatto male con la spalla sinistra. Ora grazie anche al contributo qui in cabina di regia di Tartini, che vediamo se riusciamo a vedere la highlights. Ora il direttore di gara, eccolo lì, appunto vediamo appunto che la morsa di Capitan Contro ha fatto sì che Andrea finisce addosso la balaustra, perimetro largo ora per Montecchio, Zanini da solo, vediamo, ottima imbeccata per il fratello Davide, tira fuori la linguaccia, la del Piero, voleva sicuramente
festeggiare in un altro modo questo taglio, questa idea illuminante del fratello Andrea. Ovviamente Franco Giuliani adesso ci pensa lui con il suo carattere, con il suo sprint e con la sua determinazione. Con i secondi ora sono 6 quelli per concretizzare l'azione da gol. Si riparte dai 45, tiro di Elia Guglielmi. Ora Montecchio sta pressando Sandrigo nella propria metà pista. Ottimo l'approccio della squadra di coach Zanfi. Sicuramente i muri del pala Vaccari, come ci ha ricordato Filippo Bauci la scorsa volta, hanno tremato dopo quel derby perso, non tanto per il punteggio che è stato abbastanza contenuto, il 5-2 appunto per la formazione tienese, ma proprio per l'approccio. Sicuramente coach Zanfi ha chiesto ai suoi di ragionare molto di più in fase d'attacco, di non lasciarsi andare troppo a tiri da metà pista per cercare deviazione. Quando c'è una squadra che si difende bene è molto difficile. Adesso attenzione, capitan contro, finisce a terra, un colpo sull'anca, eccolo lì da parte di Davide Zanisco. Grazie sempre qui il buon Davide per darci proprio in tempo reale le azioni salienti di questa combattutissima partita. Però adesso insomma siamo sullo 0-0, la partita disciplinare vede gli ospiti in vantaggio di un punto, nel senso che hanno commesso un fallo di squadra, se ne sono andati 7 minuti e 30 dall'inizio di questa interessantissima partita. Buona intensità, esterno della rete colpito da Elia Guglielmi. Il signor Parolin dice attenzione, si deve ripartire con un ingaggio. Andrea per Franco Guglielmi, vediamo un po' il 5 cosa si inventa, tenta sempre un po' più in avanti il passaggio per il capitano, scivola a terra Lopreiato, ora capitan contro, i due numeri 8 fanno scortellate, alla meglio sicuramente Lotto Sandricense che passa per Pietro Gardaro, quello qui è entrato in pista uno degli ex, Pietro Montechiese Dot. Ora angolo un po' troppo largo con il tiro di Guglielmi, dicevo di Pietro Gardaro, insomma classe 99 Montechiese Dot. Da quest'anno gioca dall'altra parte dell'Astico dopo aver giocato per Bianco Verdi e dopo una parentesi con Novara, per lui un gol nella sfortunata partita contro il Roller, appunto finita 10-2 per la formazione bianco-rosso marsanese. Ora attenzione, ottimo break di Davide Zanini, sgasa, body check da parte di Toniolo, il direttore di gara dice non mi risulta ci siano gli estremi per fischiare qualcosa. Davide dice sì, con la spalla, insomma è poco ortodosso il contatto, però proprio il signor Parolin ha detto stiamo calmi, altrimenti la prossima volta provvederò a sanzionarti. Sulla pallina capitan contro e Alessandro Tognolo. Se ne sono andati appunto 9 minuti di questa sfida, di questo derby dell'Africa. Ora Franco Giuliani dalle retrovie combina con Elia Guglielmi, che sta trovando minuti importanti in questa sfida. Andrea Zanini per Davide, ora in avanti, attenzione, combina con Elia Guglielmi, Zanini per Zanini, botta del capitano fuori misura. Sempre Davide Zanini sulla sfera, gioco di stecca del 6, scarica per il 23, ancora con il perimetro largo per Davide, proprio il fratello sotto la nostra postazione chiamava fuori fuori, poteva farci la pallina, ottima azione, però con il tocco di Davide Merlo il cronometro dei 45 si rientrerà. E ora ancora Montecchio con l'azione insistita,
e via Guglielmi, arriva come un falco sulla pallina, porta con il muso avanti Montecchio, quando il Palavaccari, il cronometro del Palavaccari dice che mancano 15 minuti e 9 secondi al termine di questa prima frazione di gioco. Montecchio 1, Sandrigo 0, e ora Pietro Garzaro sulla sfera di metà pista. Attenzione di nuovo Tognolo che cerca un tiro da distante, più lesto di tutti è il giocatore con la maglietta numero 5, Franco Giuliani. Ora Davide a tu per tu con Capitan Contro. Ora Franco Giuliani tira il tiro, però la pallina gli resta lì. Elia Guglielmi, attenzione perché Elia sente molto la partita, si esalta molto facilmente, il giocatore che ci mette sempre tanta buona volontà, tanto animo, e anche in questo caso una buona precisione, secondo gol di Elia in questa edizione della Coppa Italia. Ora sempre il 23 da solo contro tutti, contrastato da Toniolo, pallina accompagnata, però viene accompagnato anche lui all'uscita da Toniolo. Ora in avanti Sandrigo con Cocco, con Alessio Cocco, insomma. Attenzione dalla, in retroporta Pietro Garzaro, pallina che finisce dietro la rete di Carlo Sanson. Time out chiesto dalla panchina di Sandrigo, evidentemente qualcosa coach Gonzo vuole registrare per i suoi. Questo time out arriva dopo che Montecchio è passato in vantaggio, l'equilibrio della gara si è spostato verso questa parte dell'astico, ovviamente c'è tutto il tempo del mondo per Sandrigo per di nuovo rimettere in parità la partita, c'è tutto il tempo del mondo anche per Montecchio per provare lo strappo, perché abbiamo visto come Montecchio in queste prime uscite stagionali, chiaramente il campionato inizierà a gennaio, non è mai riuscito a strappare, a portare il suo vantaggio per più di un gol, e ovviamente questo ha fatto sì che molte partite, insomma, ricordiamo la prima contro Sandrigo, quella in casa qui al Palavaccari contro il Roller, venisse proprio decise da un episodio, perché eravamo partite incerte fino alla fine, però Montecchio non è riuscita a concretizzarla. Montecchio ancora a quota zero in questa classifica di Coppa Italia, e Sandrigo poco distante, perché è a tre punti, i tre che è riuscita appunto a portarsi a casa la prima giornata proprio contro i biancoverdi di Coach Zanti. Ora ritorniamo qui in direttissima con Andrea Zanini per Nicola Pozzo, che è entrato in pista al posto di Elia Guglielmi. Ora Davide Zanini per Nicola Pozzo, il numero 9 biancoverde preferisce alleggerire sempre per il numero 8. Attenzione, ottima imbeccata di Davide per Andrea, voleva un po' ricambiare la cortesia di qualche minuto fa. Allora Pietro Garzaro, si conoscono benissimo, manco a dirlo, insomma, i giocatori. Zanini riesce a prendere la pallina a Pietro, attenzione Franco Giuliani con la stega, con la visiera, non l'abbiamo ben visto. Attenzione ora con il numero 11, per la verità Alessio Cocco, prima ho erroneamente detto con il 16, era nel referto della precedente partita che aveva la maglietta numero 16, Alessio Cocco, insomma classe 2000, dal vivaio qui di Sandrigo. Attenzione Andrea Zanini, sempre per Franco Giuliani, Montecchio ha bisogno dell'esperienza di questi due signori, e ora ancora Cocco in avanti, alza la testa, i suoi sono marcati in maniera pressante dai biancoverdi, con il 7 Crovadore che è entrato anche lui in pista, Thomas Crovadore. Attenzione ora Franco Giuliani che scala la manona di Merlo, scatenato il 5 di San Walter, schiaccia, l'avevamo quasi vista dentro, ottima azione del numero 5 argentino. Stavo dicendo appunto che è entrato in pista anche Thomas Crovadore, classe 2004, per lui in questa Coppa Italia 3 gol, 2 nella gara d'esordio appunto contro Montecchio ed 1 contro Bregante.
Ora Davide Zanini all'indietro per Pozzo, la serve per Panini, Andrea, poi il tiro. Andrea ha sicuramente nel suo repertorio una gran botta, questo giro non è stata precisa come ad esempio contro il Tiene quando fu il primo a suonare la carica per il provvisorio 3-1 contro la squadra di coach Rettis 15 giorni fa qui al Parevaccari. E ora Franco Giuliani vuole mettere calma, passa per Andrea Zanini, Davide Zanini sempre a metà pista a Montechiese, ora la pallina va al di là con Nicola Pozzo, Tiella Alessandro con il 7 è entrato anche lui in pista al posto di Franco Giuliani, chiama lo schema Alessandro, il 7 per il 9, avanti ancora per il 7, ora per il numero 8 Davide Zanini si beve due giocatori di Sandrigo, lascia partire un tiro, bacia la traversa, attenzione c'è un guanto a metà pista che è di Capitan Contro, attenzione, ora il direttore di gara dice fermi tutti, Andrea devi rimettere su il guanto, vuol dire partito decisamente, chiama la distanza il capitano Sandricense. Allora in avanti una parolina anche sul capitano della squadra Albi Celeste, oggi incompleta, tenuta nera con calzoncini bianchi, Andrea Contro classe 2001 Sandricense Doc. In questa edizione della Coppa Italia due gol, uno contro Bragante e uno contro il Roller, attenzione da retroporta, Trovadore cerca di combinare con Pietro Garzaro, fa sportellate con Davide Zanini, Nicola Pozzo da solo contro tre stecche, attenzione con un twinner, anche lui cercava il numero per andare a quota due reti per Montecchio, giocatore veramente dotato di un talento cristallino. Ancora Andrea Zanini che chiede ai suoi di giocare la pallina, insomma questa tecnica a differenza di un gioco un po' più impulsivo contro Tiene per ora sta pagando, quindi sicuramente gran lavoro di psicologia da parte di coach Zampi nel corso della settimana, insomma sa che ha qualità, eccola qui ad esempio con Davide che cerca un'altra schiaccia. Dicevamo prima per chiudere la parentesi su Andrea Contro, due gol contro Bregante e contro i Roller in questa Coppa Italia, uno su due nei rigori e due cartellini blu per il capitano. Attenzione Pietro Garzaro, anche la pacchina bianco-azzurra dice a Pietro di giocare la pallina, lì un po' in mezzo al traffico era difficile trovare una giocata utile. Ora Andrea Zanini ripulisce questa pallina, la passa per Alessandro Tiella, ancora Zanini in buca d'angolo all'indietro per Tiella, per Davide, ancora Andrea, ora Tiella tenta la gran botta con la manona sinistra, Davide Merlo dice di no, Davide anche lui, insomma come abbiamo ricordato prima giocatore di grandissima esperienza in classe 98, Bassanetti. Trovadore per Menon, attenzione, pallina intercettata dal ciuffo di Nicola Pozzo, ora la cresta di Andrea Zanini che però si vede l'azione fermare dal direttore di gara, fallo di squadra numero 1 per Montecchio, coincide con il primo time out chiesto da Mister Zampi, il fischietto bassanese certifica la decisione e ora per 60 secondi le squadre rimetteranno ordine all'idea e vediamo se riusciamo a scorgere qualche indicazione tattica da parte di coach Gonzo. Bene, sì, siamo riusciti a
carpire qualche indicazione che mister Gonzo ha dato. Lui ha detto di giocare largo, cercare anche il fraseggio dietro la porta, in modo da poter premiare eventuali tagli da parte dei propri giocatori. Quindi perimetro largo per Sandrigo e taglio in mezzo a servizio di uno di un compagno. Questa è un po' l'indicazione del mister sandricense. E ora si riparte con la pallina posizionata lì. Crovadore Thomas con il 7, attenzione, ora meno con il 17, però sempre Nicola Pozzo che cerca di mettere ordine in questa azione. Ovviamente la pallina prima o poi finisce sulla steca del numero 6, ma come dicevo l'altra settimana, coach Zampi insomma decide sempre di far giocare Andrea Zanini ed altri 4, proprio non vuole privarsi del capitano, della sua esperienza, del suo carisma, della sua visione di gioco. E ora attenzione con Michele Dalla Valle che è entrato in pista, attenzione piroetta di Nicola Pozzo, pallina che lo colpisce anche in qualche modo, confusione, patini, stecche, fallo, attenzione che è stato sanzionato, fallo di squadra sanzionato dal signor Parolin. Si riprende da quel punto lì con Dalla Valle e Pozzo a guardia della pallina, capitan contro, eccolo lì lo schema che ha chiamato il mister Pocanti, quindi far girare la pallina nel retroporta. In questo caso non è stato premiante questa scelta, perché ora è Piella in buca d'angolo che passa per Andrea. Andrea con lo sguardo per un momento cerca di passare la pallina a Nicola Pozzo, è quello più servito. Avanti Nicola, dai Nicola, dice Andrea. Sentiamo benissimo proprio dalla nostra postazione cosa si dicono i giocatori, a volte ci vuole qualche omissis, però quello che va certificato è sicuramente il fatto che Montecchio si sta parlando molto. Nelle precedenti uscite vedevamo giocatori molto più silenziosi, forse sentivano molto di più la pressione. Ora ottima pallina intercettata dal capitano, scarta l'altro capitano che è Andrea, a testa alta Andrea per Dalla Valle. Per un momento si dimentica della pallina e ora Fiella sempre per Zanini, chiama lo schema Andrea, Dalla Valle, ancora Zanini, controllato da Crovadore. Dall'altra parte Toniolo, attenzione, va sotto le gambe con una magia. Andrea Zanini ha tutto un colpo incredibile, non è stato fortunato. Ora Nicola Pozzo, ora questa di Accademia da parte di Montecchio. Sempre Andrea Zanini per Nicola Pozzo, all'indietro per Dalla Valle. Montecchio guarda il piazzamento dei propri giocatori, Sandrigo osserva soprattutto in difesa, attenzione, 15 secondi ancora utili per battere a rete. La pallina però viene fermata, viene fermata l'azione dal signor Parolin, dietro la rete, ora Dalla Valle, e attenzione qua, il direttore di gara mette la mano in tasca, tira fuori un cartellino blu, finisce nella panchina dei cattivi Menon, e quindi ora attenzione perché Montecchio beneficia di una punizione di prima. Rientra, guarda caso, Franco Giuliani, e quindi per 2 minuti Menon se ne starà di buono a bordo pista. E ora invece Franco Giuliani che da solo contro Davide Merlo, parte Giuliani, pallina che viene intercettata abbastanza agevolmente dal portierone numero 30, botta di Franco abbastanza centrale. Peccato per Montecchio, questo poteva essere appunto il punto dello strappo, però attenzione, si gioca in power play come dicono quelli bravi. Montecchio in 4, Sandrigo in 3, Trovadore fermato da stecchi bianco-verdi. Ora Dalla Valle ragiona per Nicola Pozzo,
pallina un po' troppo imprecisa, ritorna Franco Giuliani, lo vediamo come sfrutterà questo 4 contro 3 Montecchio. Attenzione, botta di Franco, guantone sinistro di Davide Merlo, quindi dice di no, pallina che gira in maniera abbastanza prevedibile, i giocatori si muovono, non c'è quel quadrilato che magari molte società invece cercano di fare per girare molto più velocemente la pallina. Sicuramente lo schema è abbastanza chiaro, giro la pallina e cerco di farla arrivare in maniera agevole sulla stecca di Franco Giuliani. Ora si riparte con Dalla Valle per Zanini, ancora Franco Giuliani, le stecche di Crovadore e di Contro, ottimo taglio da parte di Dalla Valle, la pallina finisce fuori della parte utile della rete, quindi ingaggio comandato dal signor Carolini. Toniolo e Giuliani, due caratterini, insomma niente male, abbiamo visto proprio in queste prime fasi di gioco. Attenzione perché sul cronometro mancano 3 minuti e 49 secondi alla fine di questa prima frazione di gioco. Attenzione, ora il caschetto anche di Merlo, dice di no a Nicola Pozzo, pallina interessante presa in qualche modo da Capitan Contro, sempre in 3 quel di Sandrigo, sempre in 4 quelli di Montecchio, e ora Carlo Sanson toglie le castagne dal fuoco perché l'azione di Toniolo si era fatta veramente pericolosa, riuscito a tirare con un colpo giù utile, pallina sanguinosa persa da Sandrigo e Franco Giuliani con una botta incredibile manda alle spalle di Davide Merlo, porta a 2 lo score per Montecchio, e quindi attenzione ora con il replay di Davide Meneghello, possiamo apprezzare quella botta di Franco Giuliani, quindi per il teorema che se non fai la punizione di prima devi sfruttare il power play, in questo caso Montecchio ha svolto diligentemente il compito, ha portato a casa il punto del più 2, ora vediamo come reagirà Sandrio con Mirko Ciambetti con il 73 che ha guadagnato la pista da gioco, ora Capitan Contro, ora Ciambetti subisce una carica, dice che è così il signor Carolini, attenzione, meno di 170 secondi adesso per la fine delle ostilità per questa prima frazione di gioco, attenzione ai secondi che sono 4 per Sandrigo per finire l'azione, e ora la sirena sicuramente suonerà, eccola lì, e come da regolamento è la sirena che determina l'interruzione dell'azione di 45 secondi, mentre fino all'anno scorso era l'arbitro che con il fischio determinava la chiusura dell'azione di gioco dopo che magari la sirena era intervenuta, adesso proprio il fischio della sirena che dice fermi tutti, 45 secondi sono terminati. Franco Giuliani la prende alla larga, passa per Andrea Zanini, e ora attenzione con il 66 è entrato anche Tommaso Graziani, debutto per lui in questa partita, fallo di squadra numero 2 per Sandrigo. Franco sappiamo tutti di che parte è fatto, si rialza subito, vuole un po' forse riposarsi, Franco è un giocatore molto esplosivo, quindi lui da tutto quello che ha, poi deve necessariamente rientrare alla base per ricaricare le pile. In questo caso vediamo se Andrea tenterà il tiro, anche passa invece per Franco Giuliani, fallo di squadra sempre a carico di Montecchio, Dalla Valle ha qualcosa da dire e si becca anche un warning, il direttore di gara dice girati che devo vedere che numero hai, insomma Michele insomma ha detto alla panchina, io solo chiesto spiegazioni, evidentemente la forma più che il contenuto non è andata bene al direttore di gara, insomma possiamo solo immaginarlo visto che non abbiamo potuto sentire cosa ha detto appunto il signor Parolini, però warning a carico di Dalla Valle, pallina che invece è nella disponibilità di Sandrigo,
contro ha sportellato Credalla Valle, attenzione perché il 44 è osservato speciale, contro all'indietro per Tognolo, il 77 chiama la carica per i suoi, mancano 110 secondi al termine di tutto scoppiettante primo tempo, sicuramente gli spettatori che stanno aspettando il palo Vaccari si stanno divertendo, magari molto, molto più quelli di Montego che i supporters San Vicenzi, pallina che per la verità qualche secondo fa ha baciato il palo dopo una conclusione di Sandrigo, era tra Zanini, vediamo se con esperienza fa passare i secondi, passa per Tommaso Graziani, ora per Franco Giuliani, sempre per il capitano, sempre Giuliani, sempre il capitano, combinano i due, ora dalla Valle all'indietro per Graziani, il 66 per il 6, un minuto esatto al termine della prima frazione di gioco, ora vediamo se Franco tende uno strappo dei suoi, prova ad incunearsi tra due maglie nere, ancora disponibilità della pallina di Montecchio, pallina che finisce nella parte non utile della rete, ingaggio comandato da Cina Parolin, eccolo lì con due dita al cielo sulla sfera Toniolo e Giuliani, insomma, finora tutte le palline contese hanno avuto questi due protagonisti, insomma, probabilmente la stecca la lasciano lì fino all'ultimo, e ora la stecca è quella di Montecchio che gestisce la pallina con Andrea Zanini, Graziani, ancora Graziani per il capitano per gli orizzontali, Franco Giuliani che chiama il taglio di Andrea, non lo segue anche a causa della marcatura asfissiante di Tognole, 24 secondi, pallina sanguinosa aperta da Montecchio, in qualche modo rallentano un tempo di gioco, ancora Tognolo spara in alto, pallina utile, ancora giocabile, ora Ciambetti all'indietro per i suoi, però attenzione con Dalla Valle, casa in qualche modo, viene fermato lì e attenzione, ora il direttore di gara dirà che si deve riprendere con un ingaggio, insomma Merlo aveva bloccato la pallina, pertanto ingaggio in attacco, sempre Tognolo, dall'altra parte il protagonista dell'ingaggio è Dalla Valle, non c'è più tempo, le squadre fanno riposo con il punteggio di 2-0 in virtù dei gol si lapida Elia Guglielmi e da Franco Giuliani, per il momento io mi fermerei qui e chiedo a Davide Meneghello di interrompere questa diretta, per il pubblico presente ci saranno i bambini del Vignocchi che si esibiranno in una mini partita, e ora risentirci da Nicola Maragnini tra 9 minuti e 33 secondi esatti per la seconda frazione di gioco tra Montecchio e Sandrigo. Visto, attenzione ora con il numero Erlo, scatenato il 5 di San Walter, schiaccia, l'avevamo, quindi si beve due giocatori di Pozzo da sole contro tre stecche, oh, attenzione con un twinner anche Toniolo, attenzione passo dietro la rete, ora dalla Valle e attenzione qua Davide Merlo, parte Giuliani, pallina che viene sempre in quattro quelli di Montecchio, e ora calare di un po' più utile, pallina sanguinosa persa da Sandrigo e Franco Giuliani, zone con Dalla Valle,
Casa in qualche modo viene fermato. Carriera, attenzione con lo Preiato, abbiamo sentito il gioco a due, così lo Preiato cicca clamorosamente la conclusione. Tenta la botta, abbiamo imparato che piccoli gesti fanno la differenza. Anche con il cancello di casa è possibile farlo. Scopri le automazioni Beninca a risparmio energetico. Beninca, la casa buona. Trova il tuo installatore su lacasabuona.it. Thank you.
We all sustain people. The people who take care of their health by supporting them with our innovative solutions. The people who make this possible by endorsing their needs inside and outside the workplace. This is how we all sustain the future. Palladio Group. CESFAV, Centro Servizi Funebri Alto Vicentino, Agenzia di Marano Vicentino, via Vittorio Veneto 25, info su cesfav.it. La Palavacari, il signor Parolini ha detto che si può riprendere con questa partita che vede Montecchio in avanti per 2-0 in virtù delle reti messe a segno da Elia Guglielmi e da Franco Giuliani. Riparte subito Toniolo, fermato dalla difesa bianco-verde. Davide Zanini ora cerca di temporeggiare, ancora Davide in avanti, ferma tutto quanto, l'ho preiato, in avanti per Toniolo, ancora per il 29, ottima pallina filtrante che però intercetta la difesa di Montecchio, in quota, ottima idea per Franco Giuliani che non trova l'impatto giusto con la sfera, ma Montecchio che è avanti per due lunghezze, come dicevo, anche un flash sull'altra partita del girone con Bregante che sta osservando il turno di riposo, Lucky tiene, sta ospitando il diatema roller bassano e alla fine dei primi 25 minuti è in vantaggio per 3-1 in virtù delle marcature di Capitan Contato e della doppietta di Marco Mandarini. Per Bassano ha segnato Mattia Toppen, uno che da queste parti se lo ricorderanno per un bel po'. Ora Elia Guglielmi da distanza siderale tenta un tiro, Capitan contro a sportellate con Franco Giuliani, meno con il 17 di prima intenzione Toniolo, pallina finisce sulla rete, ritorna in pista e ora Andrea contro con l'8, sempre per il 77 Toniolo, 17 meno e ancora per Capitan contro. Ora le squadre insomma hanno, dopo essersi studiate per pochino durante la prima frazione di gioco, ora si affronta proprio a viso aperto, pallina che finisce qui in quota e Elio Guglielmi non è riuscito a posizionare la sua teca per il tappeto vincente. Si riparte da Andrea Zanini in avanti per il fratello e con Franco Giuliani e la pallina, attenzione, il direttore di gara certifica la marcatura del numero 5 che con la sua doppietta sta portando la sua squadra in avanti per 3-0. Ora per Sandrigo inizia a farsi un po' in salita la strada per pareggiare, per la verità insomma nell'occhio abbiamo visto di tutto con tanti gol di vantaggio e poi prontamente annullati con però adesso pallina sanguinosa persa da Sandrigo, forse un po' in bambola e di nuovo Elia Guglielmi con la sua personale gara con Franco Giuliani decide di portare anche lui a due il suo personale score nel giro di 40 secondi. Montecchio
mette ancora la freccia, si porta sul 4-0 e ora veramente Sandrigo deve riordinare prontamente le idee. Vediamo quali saranno le scelte di coach Gonzo, perché adesso inizia a farsi veramente veramente dura. Il pubblico qui al Palavaccari, i giocatori, l'allenatore, insomma, cercavano tutti una risposta da parte della formazione bianco-verde. Sembra sia arrivata, per la verità, le prime uscite stagionali della selezione, il taglio di Zanini che per un anno veramente non è riuscito a concretizzare. Stavo dicendo, insomma, che Montecchio le prime uscite stagionali non aveva sfigurato due sconfitte veramente per un nulla, poi veramente quella brutta battuta da Reis prima con Breganze e poi contiene, però adesso sembra che le scorie di questo doppio stop siano svanite e ora Franco tra una selva di pattini bianco-azzurri si districa, riprende la pallina, ripassa per Elia con l'occhio della tigre del 23, cerca in avanti qualcuno di suoi, Beraglia, Davide Zanini, Franco Giuliani per un numero cerca di liberarsi e ora Andrea contro il capitano, è l'ultimo ad abbandonare la nave, cerca di suonare la carica, contropiede bianco-verde, dai e vai tra Guglielmi e Zanini, ancora lo schema non si perfeziona, ottima sveglia tagliata in avanti da parte di Sandrigo, però il più lesso di tutti è Davide Zanini, cerca un tu per tu, un ingaggio con Menon, il direttore di gara dice che ha commesso un fallo il numero 8 bianco-verde, si chiariscono, diciamo, Parolin e Alessio Cocco con l'11, ora Ciampetti per Menon, Cocco con l'11 ancora per Menon, ma i suoi guantini giallo-rossi fanno capire che, insomma, qualche stagione a Bassano se l'è fatta. All'indietro per contro, attenzione, scaramuccia tra Zanini e Menon, pallina per Ciambetti, sempre per il 17, compagni di squadra, due maglie bianco-verdi, che sono quelle di Zanini e di Giuliani in avanti, vogliono arrotondare ancora di più il risultato, era Ciambetti da solo contro tutti, a rimorchio contro il capitano da solo, Giuliani con il pattino attutisce la velocità della pallina, riprende Franco Giuliani in avanti per Davide Zanini, sempre Franco che chiama lo schema e Elia Guglielmi sempre con il perimetro largo, si riposa lì sulla metà pista Andrea Zanini, infatti il capitano sta dando tantissimo, però coach Zanfi non vuole privarsene, attenzione meno all'indietro per Ciambetti, Cocco con l'11, ancora Cocco da solo, però si trova davanti un certo signor Giuliani, trasforma l'azione da difensiva a offensiva, sempre lì in avanti Davide, neanche tanto per il sottile viene contrastato, l'infrazione è sua, attenzione, 6 palli di squadra di Montecchio contro 2 degli ospiti, ora Davide Zanini non si accorge che la pallina gli passa sotto le gambe, però si ferma in angolo la sfera, la riprende, riparte Montecchio sempre con Franco Giuliani, ancora per Guglielmi, Andrea Zanini controllato da Ciambetti per il fratello Davide, vediamo se passa l'indietro per Giuliani, preferisce prendere qualche secondo in più di tempo, 17 secondi utili ancora per Montecchio per battere a rete, ottima azione combinata con Elia Guglielmi che prova un tiro, per la verità purtroppo telefonato, ora contro con Cocco, diagonale strettissimo, pallina che non impensierisce l'attento Carlo Sansora, Davide Zanini gioca di scherma con Ciambetti, pallina ferma lì, si riprende con la rimessa Sandricense, meno per Cocco, ancora il 17 in avanti, alza lo sguardo, passa per Ciambetti, pallina fuce un po' troppo
all'indietro e ora da solo contro tutti. Andrea Zanini, Ciambetti, Menon, vediamo cosa si inventa il 17, Selva di gambe, attenzione, scontro con tra Elia Guglielmi e Capitan contro Dolorante a terra, il numero 8, vediamo il direttore di gara cosa dice, vediamo appunto con il replay qui di Davide Meneghello, appunto un sandwich che ha visto Andrea contro come protagonista che adesso è ancora a terra, vediamo se i sanitari devono entrare, insomma Andrea lo conosciamo, anche lui è fatto di una pasta totalmente diversa, non si lamenta, cerca di rifiatare anche lì, insomma abbiamo visto che ecco ora esce Andrea contro, fa spazio a Pietro Gardaro, rientra ex numero 59 Pietro Montechiesi, insomma come ho detto in premessa di partita, ex Novara, ora Cocco appena una pallina deraglia, favorisce l'azione di Elia, controllato da Menon, ora Giuliani, ancora Guglielmi, ora per Zanini, perimetro largo per Nicola Pozzo che è entrato in pista, all'indietro per Franco Giuliani, di esperienza adesso Montecchio sta facendo girare la pallina, insomma cerca di sfruttare al massimo i 45 secondi, del resto con 4 gol di vantaggio può permettersi di fare questa azione, ora Ciambetti sgasi in avanti, cica la pallina, fermi tutti, il signor Parolin dice che ora c'è un rigore a favore di Sandrigo, vediamo un po' l'azione da dietro Franco Giuliani, per la verità forse è stato punito di più l'intervento di Carlo Sanson che come una piovra con la sua stecca è andato addosso a Ciambetti, e ora sulla sfera Pietro Gardaro con il 59, Gardaro contro Sanson, fischio dell'arbitro, tiro e con la manona Sanson dice di no al Montechiese numero 59 di Sandrio, Ciambetti all'indietro per Cocco, chiama la sfera Menon, in avanti il 17 bassanese, sempre per Ciambetti, combina con Cocco, in avanti sempre per Menon, in avanti Pietro Gardaro, marcato veramente a vista, e ora Pietro Gardaro tenta con una girata di battere a rete, tra lui e la pallina c'è Nicola Pozzo che ora si piomba in avanti, e ottima l'azione che con Andrea Zanini che ha servito un taglio interessante, appunto Nicola ha cercato di concludere la rete, pallina che per la verità resta ancora nella disponibilità di Montecchio, gioca con i secondi Elia, all'indietro per Zanini, ancora all'indietro per Franco Giuliani, osserva il piazzamento dei suoi, sempre Andrea Zanini, e ora Giuliani per Pozzo, sempre perimetro largo, 16 secondi ancora per concretizzare l'azione d'attacco e probabilmente Montecchio se li sfrutterà tutti, ora Zanini, attenzione ora i 10 secondi come dice Sanson, ancora Elia Guglielmi, si fa sfiare la pallina da Ciambetti, in avanti il 73 per Gardaro, ora Cocco, sempre Sandrigo a manovrare in avanti, Giuliani contro Cocco, vediamo cosa farà il 5 di San Juan per arginare l'11 sandricense, meno tenta la botta, raso terra, Pozzo in avanti, ancora Montecchio, ancora Pozzo, ancora Andrea Zanini, pallina sempre sulla stega del capitano numero 6, all'indietro per Elia, chiama sempre il gioco largo Elia Guglielmi, ottima la strategia messa in pista da Coach Campi adesso appunto con Montecchio che sta sfruttando tutti i secondi a sua disposizione chiaramente per far passare il tempo
vittoria che riconsegnerebbe morale, entusiasmo. Ora 7 secondi per battere a rete. Andrei Bucadang tenta in qualche modo di mettere in mezzo Pietro Gartaro con un gioco di sponda a serve Cocco, e ora Pietro da solo contro tutti, deraglia il 59. Ora sempre Nicola Pozzo, si accentra il ragazzone con il numero 9 sulle spalle, sempre Sandrigo, sempre Garzaro in avanti, taglio di Menon viene premiato, attenzione botte di Ciappetti, larga la conclusione del 73 Sandricense, ora di nuovo Elia Guglielmi, in avanti Elia, allora l'esperienza rallenta il gioco, Franco Giuliani più forte di lui tenta la botta, pallina che resta sempre nella disponibilità bianco-verde, e ora attenzione pallina persa in mano modo da Montecchio, Ciambetti si lamenta, lancia, fulmina con lo sguardo il direttore di gara che oggettivamente gli disse non è successo niente, finisce a giocare Ciambetti con il 73 ancora a terra, attenzione quelli di Montecchio chiedevano un gioco da terra, sempre Pietro in avanti agganciato da Nicola Pozzo, non è dello stesso avviso il direttore di gara, probabilmente era più vicino di noi e quindi ha preferito lasciar correre, attenzione Nicola Pozzo per Andrea Zanini, ancora per Elia Guglielmi, botta che finisce dietro le baraustre, time out chiesto da Montecchio, coach Zampi, vediamo un po' cosa avrà da dire ai suoi, sicuramente soddisfatto di come stanno approcciando la gara, però attenzione perché le ripartenze di Sandrigo sono pericolose, ci siamo accorti insomma qualche secondo fa, e ora Cocentanti sta mimando la testa, ecco, indicazione tatta di Ivano Zatti che come l'aveva detto in pista lo sta ripetendo anche adesso in questo time out, ragazzi teniamo la pallina perché più siamo, andiamo pure sull'angolo, passiamoci la pallina in retroporta, cerchiamo di ragionare, abbiamo il tempo che gioca dalla nostra e sfruttiamo l'occasione proprio allo scadere, magari liberando il tiro di un compagno oppure cercando un taglio in mezzo. Ora Trovadore contro Ciambetti e Gardaro, i quattro di movimento per Sandrigo, Alessandro Chiella, Pozzo, Zanini, Davide, Zanini Andrea invece per Montecchio, se ne sono andati 12 minuti e 10 secondi dall'inizio di questa seconda fase di gioco, ora Ciambetti ragiona all'indietro per Capitan contro, vediamo Andrea cosa decide di fare, botta, botta che finisce dopo una deviazione da parte di Carlo Sanson proprio in fondo nell'angolino, pallina per Sandrigo con Trovadore sulla sfera, passa per il capitano, Chiella lo controlla, pallina un po' troppo larga, riprende Trovadore, taglio di Ciambetti che non viene premiato, sempre Trovadore con la manona, Carlo Sanson la butta quasi sulla nostra postazione, Ciambetti all'indietro, attenzione ai secondi, pallina che viene bloccata da Nicola Pozzo, intelligentemente il 9 ora cerca di mettere il corpo davanti, lo blocca in qualche modo Ciambetti, retroporta per Chiella, capisce tutto Capitan contro, e ora Pietro Gardaro disturbato da dietro da Alessandro Chiella, sempre il 59 a tu per tu con Davide Zanini, manca dirlo che si conoscono benissimo, attenzione si tocca la gola il dolorante Pietro Gardaro a terra, insomma ha lanciato un urlo che non ha fatto presagire nulla di buono, insomma Pietro però anche lui di fisico, di esperienza, insomma si rialza subito, non ci sono falli di squadra a carico degli ospiti, ora Pietro tenta la botta contro
attenzione, forse non si era capito molto bene con Davide Merlo, sempre nella disponibilità di Montei che lo spera, Davide Zanini, l'8 contro l'8, ora l'8 bianco-verde contro il 7 di Sandrigo, pallinale indietro di Nicola Foto, ottimo impatto del ragazzone con il numero 9 sulla partita, bene Davide Zanini, cercava per la verità un taglio, viene intercettata la sfera, sale indietro per il fratello Nicola Pozzo, ancora Pozzo, bene per Davide Zanini in mezzo, Chiele era già pronto al tappino, però la pallina non gli arriva, si riparte sempre da Davide, fallo di squadra numero 3 a carico di Sandrigo, 6 sono i falli di squadra di Montecchio, ottimo taglio di Alessandro Chiella, tentava di spalle di battere a rete, ora Pietro Garzaro, Nicola Pozzo gli mette la stecca di sorte alla pallina, riparte ancora Montecchio, ancora Davide Zanini, ancora Nicola Pozzo, in buca d'angolo l'8, ora per perimetro largo serve per Pozzo, cerca l'idea in mezzo, pallina alta, dice il signor Parolin, quindi e spiega anche alla panchina di Sandrigo la sua decisione, ma ha mimato chiaramente che la sfera era finita un po' troppo sopra. Ora Andrea Danini, sempre Andrea, osserva il taglio di Alessandro Chiella. Chiella ritorna per il capitano, è sempre un'ottima idea passarla al numero 6. Taglio di Alessandro, vediamo se è più fortunato, lui ignora Andrea Danini, preferisce far scorrere i secondi. Sul tabellone del Palavaccari sono 10 minuti che mancano al termine di questa partita, ora riparte Montecchio, riparte Crovadore, in avanti, pallina che rimane lì, il più lesso di tutti è Andrea Zanini, ora Andrea vede il fratello in avanti, Davide con il gesto della mano dice Andrea falla girare, il fratello maggiore ascolta il fratello minore, si riparte sempre della stecca del 6, pallina che finisce in buca d'angolo assieme a Zanini e ad altri due di Sandrigo, sempre Davide da solo, ancora Andrea Zanini in una selva di stecche, lascia partire un tiro, viene intercettato dalla difesa biancazzurra, oggi ricordi completa tenuta nera, Telea Medical riparte di nuovo da capo con Trovadore, il 7 lascia partire una botta, Sanson c'è, riparte Pozzo, in avanti ancora Nicola Pozzo, piruetta per Andrea Zanini, ma fa tutta divertente, ora Montecchio sta giocando con i secondi, però è proprio nell'intone di tutto quello di dare sempre il massimo, anche questo possesso è un possesso molto aggressivo, gioco di prestigio del 9, pallina che rimane nella disponibilità bianco-verde, testa chiama Andrea, sempre Pozzo, in avanti per Alessandro Chiella, per vie centrali ancora per Andrea Zanini, in avanti per il fratello Davide, il Telea Medical con Capitan Contro recupera la pallina, ora 2 contro 2, Contro per un momento pensa al tiro, passa a rivolgo per Ciappetti, pallina che finisce fuori dal bersaglio grosso, si riparte da Crovadore, ottimo scambio, però attenzione che uno che si chiama Andrea Zanini intercetta la pallina, solo contro tutti va in avanti, l'unica cosa che poteva fare era un tiro che si perde dietro le balaustre del Palavaccari, pallina bianco-azzurra con Crovadore in avanti, però Zanini cliente particolarmente difficile da superare, riprende il possesso della sfera, Chiella in avanti, all'indietro per Zanini, ora studia il piazzamento dei suoi Davide, preferisce alleggerire sul Pozzo, ancora per Andrea Zanini, Montecchio in pieno controllo sembra della partita, con Montecchio che veramente fa girare la pallina in con sapienza, con esperienza, con classe, 3 secondi alla fine dell'azione utile,
un flash dal paraceccato con il piede che sta sempre conducendo contro il roller di Bassano, ma per 4-3 appunto con i gol che sono stati messi a segno da Tottene per il 3-2, poi del Pra 4-2 per Piene e il 4-3 di Andrea Marangoni per il diadema Bassano. Ritorniamo però qui alla Palavaccari, come ci fa rivedere adesso Davide Meneghello, sfruttando il time out chiesto da Coach Gonzo, le azioni salienti di questa seconda frazione di gioco. Insomma, partita sempre viva, sempre vivace, le due squadre si affrontano a viso aperto, però il punteggio sta sempre dicendo che Montecchio è in vantaggio per 4-0. Partita sembra in ghiaccio, mancano 6 minuti e 51 alla fine di questa partita. Al Palacicato siamo poi indietro, siamo 3 minuti indietro rispetto a quello che sta succedendo qui alla Palavaccari. Insomma, bella partita anche qualche chilometro più in su. Sicuramente se le partite finissero così, Chieri guadagnerebbe la testa, la vetta di questo mini girone a 5, mentre Montecchio cancerebbe a 4-3 proprio il Telenetical San Drigo, quindi ricambierebbe il favore che a ottobre è stato concesso dai ragazzi in bianco-azzurro guidati da Mister Gonzi. Sulla pallina Davide Zanini e Ciabetti, pallina del Telea, tocco per Capitan Contro, all'indietro per Trovadore. Sta trovando minuti importanti adesso il numero 7, botta del giocatore del Telea Medical, ora Zanini, pozzo per Fiella, fraseggiano i ragazzi bianco-verde, pallina iscritta un po' più in su, sempre però nella disponibilità di Montecchio, Andrea Zanini, Alessandro Fiella, Luca D'Angelo, prova ad accentrarsi, tre stecche bianco-azzurre su di lui, di nuovo il capitano per il fratello, pallina stabilmente nella disponibilità di Montecchio, 6 secondi ancora utili per poter battere, attenzione, azione meravigliosa di Montecchio, ha cercato gli ultimi secondi per premiare un taglio di Tiella, Tiella non ha avuto fortuna, traversa e ora sul rovesciamento di Toto, botta di Trovadore, riprende la pallina contro, gioco di magia, finisce a terra, fulmina con lo sguardo il direttore di gara, tutto ok secondo il pallone. Ora Ciambetti in avanti, prende la pallina Zanini che vede meravigliosamente bene Tiella, il numero 7 si mette in proprio, il catturato non è sicuramente buono, dall'altra parte c'era Davide Zanini che stava arrivando ai morti, questo taglio per il compagno di squadra sarebbe stato una decisione migliore, fatto sta che ora riparte Sandrigo, fallo di squadra numero 7, attenzione perché adesso i falli iniziano a salire, mancano 5 minuti e 13 alla fine di questa appassionante partita, di Sandrigo, crollo però attenzione alle folate di Sandrigo, con un tecnico, folata di Sandrigo, ora sulla pallina Capitan Contro e Mirko Ciabetti. Ancora Sandrigo, ancora Contro, insomma abbiamo visto proprio come i due mister si affidano ai due capitani in maniera pressoché esclusiva, praticamente eccezione fatta per guarire dai postumi dell'infortunio subito prima, anche il Capitan Contro è sempre rimasto in pista, così come il suo omologo Zanini che ora va a correre a dissetarsi, concitanti sfrutta il suo secondo time out a 4:46 della fine. Insomma,
anche l'esperienza Ivano Zanchi sta cercando di mantenere alta la concentrazione di suoi. Dall'altra parte cerchiamo di capire un po' le intenzioni di coach Thomas, lo vediamo piuttosto contrariato come i suoi hanno affrontato questa seconda posizione di gioco. Insomma, dovevano un po' partire con un assalto all'arma bianca, ma alla fine siamo riusciti a provare per due volte, sempre con Marchetti, con Giuliani e con Guglielmi. Il gol è peggio, resta sempre 4 per Capecchio e 0 per Sanzuto. Anche un flash sulla 1, perché anche la prima squadra di Sondrigo sta giocando al Palazzetto dello Sport della città di Sondrigo, sta perdendo per 2-1 contro Lodi. Lodi, squadra attrezzatissima. Partita difficile anche per la serie maggiore della società biancoazzurra. Ora Zanini per Dalla Valle, che è entrato in pista. Pozzo, Dalla Valle, pallina un po' troppo arretrata. Comunque i due riescono a trovarsi in ogni caso. E ora con Graziani fa girare tutti i suoi a disposizione, anzi quasi tutti i suoi coach Zampi. Insomma, abbiamo detto più di qualche volta, insomma, il teorema Zanini gli è dato 4 giocatori di movimento in pista per Montecchio, 1 è sempre Zanini, gli altri 4 girano. Ora Graziani, bene per il capitano, con la cresta vede Dalla Valle sull'angolino, si fa schierare la pallina da contro, vediamo se Dalla Valle riesce a contrastarlo, gli mette una mano sulla schiena, ci vuole ben altro per fermare la corsa dell'otto Sandricini. Ora Graziani marcato da Cocco, pallina buttata in avanti, in ogni caso ci arriva Dalla Valle, riprende il possesso della sfera, velocemente Zanini per Graziani, ancora per Zanini, botta del numero 6, la pallina tramonta dietro la rete di contenimento, si ripartirà con una rimessa Sandricense contro, che scambia con Crovadore, in avanti per Mirko Ciambetti perde la pallina, ora sempre Montecchio, sempre Graziani, in avanti con coraggio Graziani da solo, stecche Sandricensi che lo disturbano, tenta comunque la conclusione. E ora attenzione con la pallina che viene bloccata lì in mezzo da Carlo Sansone, portierone numero 99, fino a questo momento impeccabile, ha disinnescato tutti gli attacchi della formazione di Mister Gondo. Era Graziani, bene per il posto, forse era un po' troppo marcato il numero 9 bianco-verde, si riparte con Crovadore, pallina buttata in avanti, disponibilità della sfera bianco-verde, sempre tra Zanini, vince l'ennesimo contrasto con un avversario immenso. Andrea Zanini questa sera, esperienza di classe, sontuosa l'azione del numero 6, che oltre a giocare di qualità dà anche consigli di qualità. Attenzione, in questo caso il direttore di gara tira fuori dalla tasca il cappellino blu a carico di Andrea Zanini. Sinceramente non ho ben capito, vediamo se con Davide Meneghello qui alla in regia riusciamo a capire qualcosa, probabilmente sembra che abbia detto qualcosa di troppo, non mi sembra di aver visto qualcosa di irregolare che ha fatto, sembra forse qualcosa che è stato detto all'inizio del direttore di gara. Insomma, ora sulla pallina Andrea contro, rumoreggia il pubblico qui al Palavaccari, anche il coach Zanfi, che è sempre una persona molto pacata d'esperienza. Ora il signor Parolin sta dicendo qual è stato il motivo della
del cartellino blu. Sì, sembra sia stato proprio un discorso disciplinare. Comunque sulla pallina Andrea contro Sansone, attenzione, muove la pallina Andrea contro, vediamo, e con il caschetto Carlo Sansone dice di no al capitano bianco-azzurro. A reti violate ancora la porta, difesa dal numero 99, però attenzione, sempre in power play Santrigo, gira velocemente la pallina il Trea Medical sulla stecca di Capitan contro, ora tocco, attenzione, la pallina finisce sugli spalti, abbiamo tenuto per l'incolumità di un paio di spettatori, e ora la pallina deve rientrare sulla pista, però nel frattempo Coach Gonzo chiama time out, serve questo time out per dare gli ultimi accorgimenti tattici. Mancano esattamente 99 secondi al termine di questa avvincente partita. Andrea Zanini è ancora nella panchina dei cattivi, insomma, per qualche minuto. La pallina rientra sulla rettangolo di gioco, la raccoglie il signor Parolin, la rimetterà lì dove era uscita. Disponibilità della sfera da parte del Player Medical. Finiscono anche gli ultimi 15 secondi del timeout. Ciambetti e contro, sempre in tre quelli di Montecchio, sempre in quattro quelli di Santrigo. Ora Ciambetti con una botta per la verità centrale, non impedisce più di tanto Carlo Sanson, sempre in avanti Santrigo. Ora perimetro largo, Alte schiaccia tentato da Crovadore, Cocco all'indietro per Ciampetti, sempre per Andrea contro, pallina che finisce nei pattini di Dalla Valle, il gioco era fermo, la pallina finita in rete, però il fallo di squadra adesso è stato sanzionato a carico di Montecchio. Siamo a 9, il fallo di squadra, attenzione, si accende la luce rossa del totem dei segnapunti, sta a indicare appunto che manca un fallo per andare in bonus per Sandrigo. Graziani con un no look riesce a prendere, ad arpionare la sfera che però rimane sempre nella disponibilità di Sandrigo, un secondo alla fine, pallina ciccata, attenzione, ora parte il contropiede di Graziani che da solo non riesce a portare a casa il punto del 5-0. Riparte Crovadore, sempre in tre quelli di Montecchio, sempre dalla Valle in avanti, agganciato da Capitan contro, cartellino blu anche per lui, e quindi anche Sandrigo ora si trova tre giocatori di movimento in pista, ed ora ci sarà Michele Dalla Valle sulla pallina a tu per tu con Davide Merlo. Davide Merlo contro Michele Dalla Valle, insomma il pubblico si è un po' scaldato dopo questi due cartellini blu, attenzione, Dalla Valle si fa ipnotizzare da Davide Merlo, d'esperienza il portierone sandricense gli nega la gioia della sua prima rete in questa edizione 23-24 della Coppa Italia di categoria A2. Ora Crovadore, 10 secondi al termine delle ostilità, prende troppo tempo Crovadore, attenzione ai secondi, li va avanti, il pubblico del Palavacari scandisce i secondi che mancano, finisce in questo istante la partita, Montecchio porta a casa la sua prima vittoria stagionale e lo fa con un buon 4-0 tra le mura domestiche contro Sant'Igo, partita che poteva sembrare complicata all'inizio con le due formazioni che subito hanno rotto gli indugi, si sono affrontati a viso aperto, ci ha pensato Elia Guglielmi a rompere gli equilibri, gli ha fatto da eco Franco Giuliani, nella ripresa Franco Giuliani e ancora Elia Guglielmi,
a suggellare questo 4-0 ed ora il direttore di gara dice le ostilità sono terminate, salutate il pubblico, è stata una bella partita, salutatevi, scambiatevi il 5. Due squadre giovani, due squadre di prospettiva, partite che comunque ha regalato spratti veramente di grande occhi, forse dopo l'1-0 un po' l'inclusa forse più per il pubblico non è riuscita a portarsi su 2-0 che però è tutto ritardato con la marcatura di Franco Giuliani. Allora a me non resta altro che salutarvi, non prima di aver dato anche un flash sulla l'altra partita del Palazzo Capo con Tiene e il Piedemolo del Bassano che alla fine hanno pareggiato per 5-5, partita sicuramente interessante quella andata in scena via San Gaetano a Tiene con doppietta di Marco Mandarini, gol di Pallardini, Alessandro Fontano e l'altro Damiano Pertiene, con la tripletta di Mattia Cotten e i gol di Maragoni Andrea e Pietro Zeni per Bassano, quindi insomma partita veramente interessante sono anche gli spunti che Costanti si porta a casa dopo questo 4-0. A me non resta altro che salutare tutti voi all'ascolto, ringraziare ancora Davide Meneghello e Carlo Dalla Valle qui in cabina di regia, da Nicola Maragnini è tutto, la più cordiale e buona serata.